Corsaro nero, Corsaro nero, Corsaro nero. Libereremo il corsaro nero! Moco, dove sono il capitano Carmo e Van Stiller? Sono stati catturati. Non è possibile! Bando alle ciance! Dobbiamo correre a salvare i nostri amici qui! Li hanno portati a bordo dell'Alhambra, una nave da guerra che fa rotta su Cuba. Una volta a destinazione verranno consegnati al governatore. Impossibile! Andiamo a liberarlo! Sì! Forza, tiboniere! Dobbiamo liberarlo! I posti! Pochi minuti e la Folgore, al comando del signor Morgan, tolse le ancore e si preparò ad inseguire la nave spagnola per liberare il corsaro nero. Lo salverò, dovessi anche combattere contro l'intera flotta spagnola. Come avete sentito, il nostro capitano è nelle mani del nemico. In questo momento è a bordo della nave spagnola Alhambra. Lo stanno portando a Cuba per consegnarlo al suo acerrimo nemico, il governatore Van Gool. Ma noi lo salveremo. Dovessimo attraversare l'oceano, vi dico che lo salveremo! Mettiamoci subito all'inseguimento dell'Alhambra. Avrà al massimo un vantaggio di 12 ore. Raggiungerla non sarà un problema. Al momento non ci sono navi nemiche in vista, ma ognuno resti al suo posto di combattimento. Siamo a poche miglia dalla costa di Cuba, quindi dobbiamo tenere gli occhi bene aperti per evitare di venire avvistati dagli spagnoli. Anche se dovessero avvistarci sarebbe troppo tardi. Noi li attaccheremo e li cancelleremo dalla faccia della terra. Proprio così. No, non era esattamente questo il mio piano. Long John, il nostro compito è di salvare il capitano, non di distruggere navi spagnole. Oh, scusate, che sono un po' indignato. Prima di tutto, dobbiamo scoprire se l'Alhambra ha approdato a La Habana e se Van Gould è ancora in città. Ma in che modo? Non possiamo fermare la prima imbarcazione spagnola che vediamo e chiedere informazioni. Lasciate che sia io e la mia squadra di ricognizione a raccogliere le informazioni.
d'accordo. Ehi là, di bordo! Avete visto la Alhambra? Scusa. Scusate, amici, avete visto la Alhambra? Non la vediamo da almeno un mese. Perché ce lo chiedi? Ho un messaggio importante per il capitano. E poi devo consegnargli questi animali entro la settimana. Purtroppo l'ho persa di vista al largo della tortuga. E non so dove sia. Per caso sapete se il governatore Van Gould è ancora in città? È sulla sua fregata, in attesa di essere raggiunto da un'altra nave. Dopodiché salperà verso la Florida. Pare che sulla nave ci sia un pericolosissimo pirata. Forse si tratta del corsaro nero. Grazie infinite, signore. Mi è stato di grande aiuto. Buona fortuna. Arrivederci e grazie ancora! Se la Alhambra viene dall'Havana, deve per forza passare di qua per raggiungere la fregata di Van Gould. Non sarà difficile intercettarla e attaccarla. Non in queste acque, signor Morgan. Van Gould è a bordo di una fregata, ma non sappiamo esattamente qual è. Se spariamo una cannonata, ci saranno tutti addosso. Hai ragione. Non abbiamo il tempo per organizzare un piano d'attacco. Risolveremo il problema una volta avvistata la preda. Raddoppia la guardia al posto di vedetta e che la polvere da sparo sia asciutta. Spegniamo le luci di bordo. Avremo più possibilità di passare inosservati. Agli ordini, signore! Spegnere le luci a dritta! Eccola laggiù, ma è troppo vicina alla costa! Questa non ci voleva! È pericoloso attaccare, ma non possiamo permettere che raggiunga Van Gould. Salite sui pennoni! Forza, e spiegate le vele! A tutta velocità! Dobbiamo liberare il nostro capitano a costo anche della vita! Sì, signore! Contate su di noi! Avvicinati alla nave! Barra sotto nord-ove! La nave ha cambiato improvvisamente rotta. Forse il nostro trucco non ha funzionato. Per mille bombarde hanno dato l'allarme. Siamo nei guai, Long John. La fregata di Van Gould ci sarà presto addosso. Dobbiamo spingere la Alhambra verso il largo senza perdere tempo. Ciurma, il capitano è a bordo di quella nave. Noi lo libereremo! Per tutte le gambe di legno della tortuga, quella nave è molto veloce. Se non riusciamo ad abbordarla in fretta, la perderemo in mare aperto. Non sarà un'impresa facile, signor Morgan. Avete già in mente un piano? L'obiettivo è spingere la Alhambra fra le isolette che si trovano a sud della Florida. Ah sì? E poi? E sperare che Van Gould sia abbastanza lontano per non affrontare due nemici contemporaneamente. Un momento, vedo delle luci 15 gradi a dritta. Di certo è la fregata del governatore che ci insegue. Tra un po' ci troveremo tra il fuoco incrociato di due navi. Sta puntando verso quelle isole, guarda. Vedo. Cercano di dare a Van Gould più tempo per raggiungerci. Ci sono! Ho un'idea per salvarci la pellaccia e allo stesso tempo raggiungere l'obiettivo. Porterò con me un piccolo gruppo di uomini fidati. Conosco quelle isolette come il palmo della mia zampa, quella buona. Se riuscirete ad attirare la Alhambra in un punto prestabilito, il gioco sarà fatto! Perfetto. Il vento ci spinge proprio in direzione della nave spagnola. Fra poco saremo in grado di affiancarla. Niente paura, adesso ci sono qua io. Bene, avete visto? Sì. Ci sono. Siamo pronti ad aprire i fronti.
voi due, Leila e Moco, tornate sulla folgore a informare il capitano del nostro piano e ditegli di prepararsi all'arrembaggio. Gli altri vengano con me. Stanno arrivando, no, tenete pronti. Caricate i cannoni, civili. Pronti a sparare. Speriamo vada tutto bene. Ci sia un uragano in arrivo. Moco, prendi il timone. Voglio vedere a che distanza si trova il governatore. La nave di Van Gould ci sta inseguendo a grande velocità. È a 8 miglia, quindi più o meno a un'ora. Si possono fare tantissime cose in un'ora. Dico bene, fratelli della costa? Alzate il tiro, fratelli! A noi interessa tirare giù l'albero maestro, non affondare la nave con il nostro capitano a bordo! Che cosa facciamo, capitano? Se restiamo qui andiamo a fondo. Non dirmi che hai perso la fiducia nei fratelli della costa, no, capitano, ma sto pensando a quanto lì fuori ama scolarsi il nostro cannoniere. Quando è alticcio spara dei pericolosi colpi di avvertimento. È logico che io sia preoccupato. Niente paura, Carl. Oggi starà attento sapendo che ci siamo noi a bordo. Resistete, capitano. Stiamo arrivando. Verso la costa! Verso la costa! Fuoco! Fuoco! Idioti! Voglio due uomini al cannone! Presto! Fuoco! Prepararsi all'arrembaggio!
Avanti, fratelli della costa! Liberiamo il nostro capitano! Consegnatemi le armi, signore, e vi risparmierò la vita. Non intendo infangare il mio nome arrendendomi. In guardia, signor. Avete scelto una fine onorevole, avete la mia stima. Ottimo lavoro, signore. Sono felice di vedervi. Vi ringrazio. Ringrazio tutti quanti! Dobbiamo abbandonare la nave! Stiamo per finire sugli scogli! Presto, tutti a bordo della Folgore! Non perdiamo tempo! Possiamo sfuggirgli, capitano. Abbiamo il vento contro. Sapete chi è al comando di quel vascello, signor Morgan? Il governatore Van Gool, signore. Il governatore? No, non intendo fuggire di fronte all'uomo che ha ucciso i miei fratelli. Ai posti di combattimento, presto! Preparatevi ad abbordare la fregata di Van Gool! Vendetta o non siamo più pirati! Sto aspettando. Cannoni di babordo, fuoco! 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 Non statevene lì impalati, rispondete al fuoco! Fuoco! No, non è possibile! Togliti di mezzo, idiota! Uomini del mare! Che tu sia dannato, corsaro nero! Pagherai!
Ho dato fuoco alla polvere da sparo della nave! Salteremo in aria tutti quanti! Te la sei cercata, signore di Ventimiglia! Lasciatemi! Dobbiamo abbandonare la nave! Finalmente giustizia è fatta. I miei fratelli sono stati vendicati.